GF15, fuori Aida, la gioia dei coinquilini e le scuse di Bahiram. È stata una puntata del Grande Fratello ricca di emozioni e sorprese quella che è andata in onda ieri sera, martedì 8 maggio. La stessa conduttrice, Barbara D'Urso, ringraziando i telespettatori per il grande affetto dimostrato, non può non riconoscere che la ricetta vincente di questa edizione vede come ingredienti principali insulti, accuse, scuse e punizioni esemplari. D'altra parte, sottolinea la presentatrice di Canale 5, erano 8 anni che il GF non raggiungeva il 27 di share con, addirittura, punte del 40. Le scuse di Bahia. A grande sorpresa, Bahia Dame, squalificato la scorsa settimana, chiede di rientrare nella casa del Grande Fratello per chiedere scusa. L'afroamericano esordisce con un "mi dispiace per il modo in cui vi ho lasciato", ma si giustifica: "ero spaventato ed anche dispiaciuto". Poi, senza mai guardare in faccia Aida, spiega: "fuori è dura, ma io ho un carattere forte, quando cado mi rialzo e vorrei che continuiate a sorridere. Vi porto nel cuore e vi aspetto fuori". Il discorso, inutile dirlo, non è piaciuto a molti, anche Barbara D'Urso e gli opinionisti, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, l'hanno trovato fuori luogo. L'ex dottoressa Gio, infatti, rivolta a Bahia, ha commentato: "ancora una volta mi hai deluso. Non ho parole, saresti dovuto rientrare per chiedere scusa ed invece non ti sei neppure rivolto ad Aida, la donna che, qualche giorno fa, hai aggredito verbalmente. Tutti contro Aida. Gli inquilini del Grande Fratello non sono riusciti a legare con Aida Mizzar. Solamente Angelo, Mariana e Alessia sembrano parteggiare per lei. La spagnola è una concorrente controversa, giudicata sempre sopra le righe, eccessiva nei modi e nei toni. Durante la diretta Aida, ieri, ha incontrato Marco Ferri, naufrago dell'Isola dei Famosi e figlio del famoso calciatore dell'Inter, Riccardo. Con Ferri, la Mizzar, ha partecipato all'edizione spagnola del Grande Fratello e, tra i due, non corre certo buon sangue. La ragazza, più volte, ha messo in dubbio la virilità di Marco, arriva anche a definirlo un cagnolino bisognoso di qualcuno che lo porti a spasso. Ferri l'accusa di aver detto un sacco di bugie su di lui, ma Aida, ormai è un fiume in piena e si lancia in un discorso al limite del surreale: "sono la donna dei tuoi sogni", lo incalza, "ma tu sei un maschilista senza attributi e non potrai mai avermi". Poi, conclude: "povera, la tua fidanzata". Arriva poi il momento dell'eliminazione. Salvati Alberto e Simone, se la son giocata Luigi Favoloso ed Aida. E, quando Barbara D'Urso apre la busta, si scopre che proprio Aida è l'eliminata della quarta puntata del Grande Fratello 15. La spagnola è stata votata dal 51% dei telespettatori.